Mancano poche ore, mancano circa 2 ore all'inizio della partita tra Roma e Juventus, ma più che una sfida pericolosa di ordine pubblico sembra una festa tra la prima e la seconda squadra del campionato, un campionato sia per la Juventus che per la Roma, a livello di statistiche è un campionato da record. Siamo dietro la tribuna Tevere, non ci sono particolari problemi di sicurezza e neanche tanta polizia o forze dell'ordine, c'è un clima tranquillo. È anche vero che tifosi della Juventus per il momento non si vedono, a parte qualche ragazzino. Ricordo che la Juventus ha praticamente tifosi ovunque in tutta Italia, è la squadra che ha più tifosi, quindi anche a Roma parecchi sono juventini, però devo dire che c'è poca polizia, ripeto, quindi massima tranquillità. E poi ormai non si gioca nulla, soltanto diciamo c'è questo un po' incombe un po' il ricordo recente degli scontri, della sparatoria e degli scontri anche della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli, con il tifoso Ciro Esposito in grave condizioni, ferito da un colpo d'arma da fuoco, ma sembra un po' andare a esulare, no? Uscire fuori un po' dal calcio, cioè questa sparatoria sembra quasi una rissa, no? che è finita male, ecco, con dei colpi di pistola. Quindi io credo che oggi, almeno prima della partita, non ci saranno scontri, non ci sarà niente di pericoloso di ordine pubblico. Forse qualcosa a fine partita potrebbe esserci, perché comunque non si sa quando è più sera, quando molti i tifosi della Juventus si partiranno con i pullman, potrebbe esserci qualche rischio, però comunque non credo che ci sia, non vedo tensione, meno male, insomma. Speriamo che il calcio diventi sempre tranquillo e si vedano poche camionette della polizia come queste, che sono poche tutto sommato, sono solo 4 qui dietro alla tribuna Tevere, che è forse il punto più delicato, e la curva nord, lì ce ne sono alcune altre 2 o 3, quindi insomma tutto abbastanza sotto controllo e tranquillo. È anche vero che mancano 2 ore, però insomma dovrebbe andare tutto liscio. Grazie a tutti.